Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Questo è un video che mi è stato richiesto da alcune di voi quando ho pubblicato praticamente nel video dei prodotti finiti di febbraio il mio tè verde acquistato a Naturhaus. Tante ragazze mi hanno lasciato dei commentini richiedendomi insomma di sapere cos'era questo Naturhaus e quindi ho deciso insomma di farvi un pochino sapere la mia esperienza. Allora, io sono sempre stata una ragazza abbastanza cicciotta, cioè sempre robusta. E praticamente ho attraversato durante il mio periodo dei 16-18 anni un periodo un po' particolare perché ero arrivata a pesare, vi dico la verità, neanche 60 kg e sono alta quasi 1,75 m e sono comunque di corporatura grossa. E praticamente da allora, diciamo, poi piano piano mi sono ripresa, ho ripreso e sono sempre rimasta all'incirca sui 65-70 kg, non di più. È successo che nel 2012 è morta mia nonna e io sono entrata in una depressione pazzesca. E praticamente ero riuscita ad arrivare a un peso di quasi 85 kg, al che pur non mangiando ingrassavo a vista d'occhio, cioè mi vedevo che non dimagrivo, ecco. Durante l'estate praticamente ho conosciuto delle ragazze al mare che si chiacchierava così insomma tra amiche e mi hanno detto: guarda, io sto facendo la dieta, mi sono recata a Naturhaus, dice vai un pochino a vedere perché insomma, alla fin fine, dice, io mi sono trovata bene, insomma, ho perso già 15 kg. Ho detto, vabbè, ho detto adesso quando torno a casa, quindi ho fatto passare le mie ferie, mi sono fatta coraggio e a settembre sono andata praticamente al centro Naturhaus che si trovava proprio qui nella mia città. All'interno del centro, diciamo, ho preso un appuntamento per la settimana dopo e durante la prima visita, praticamente, la cosa che mi ha molto particolare che mi ha stupito è stato praticamente il fatto che una volta che ti pesavano ti dicevano la tua massa magra, la tua massa grassa, la tua massa liquida e in base a praticamente questi dati ti dicevano quanti chili eri in sovrappeso. Allora io dovevo perdere all'incirca, in base appunto ai piani, dovevo perdere all'incirca un 13 kg. Quindi l'obiettivo che ci eravamo stabilizzati io e la mia nutrizionista era di arrivare a 72 kg. La dieta iniziata è stata molto molto ristretta le prime settimane, in quanto appunto sono stata privata di carboidrati, di tante cosine che insomma stuzzicano l'appetito, ma poi nel corso delle settimane praticamente sono riuscita a reintegrare tutti i prodotti piano 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 piano. A dicembre, quindi prima di Natale, il mio obiettivo era quasi raggiunto perché era arrivato a 74 kg. Quindi la dietista mi aveva proposto di far finire le vacanze di Natale, cioè stare sotto controllo durante le vacanze di Natale e poi di iniziare il mantenimento, che sicuramente avrei perso anche quei 2 o 3 kg, insomma, per appunto arrivare al mio peso benessere, vi sto parlando di peso benessere. Fatto sta che le vacanze di Natale sono passate, io sono tornata a pesarmi, non avevo preso assolutamente neanche un etto, cioè identica, ero rimasta identica, al che diciamo ho iniziato il mantenimento. Il mantenimento è stato molto 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 più divertente perché praticamente avevo pizza, potevo mangiare dolci, patatine, ovviamente date in base, diciamo, alla sua linea. E fatto sta che io l'anno scorso, quindi un anno fa, ho finito la dieta pesando 74 kg. Ho finito la dieta, sono sempre comunque andata, magari una volta ogni 3 settimane, andavo in negozio e mi andavo praticamente a pesare e vedevo che scendevo sempre di qualche cosa, fino a che sono arrivata adesso a pesare 70 kg. Quindi questa, diciamo, sono io adesso, ora sono felpata, quindi insomma non è che mi si veda tanto, ma io sono veramente strafelice perché non solo sono riuscita a raggiungere l'obiettivo che mi ero prefissata, ma anzi sono riuscita a scendere dell'altro. Ovviamente la nutrizionista mi ha consigliato di non scendere troppo se non inizio a fare un'attività fisica, perché poi il fatto sta che un pochino si affloscia, ci si affloscia. Purtroppo
Purtroppo non sono più una ragazzina di 15 anni, quindi insomma il mio metabolismo si è adattato. Io quindi in un anno sono riuscita a perdere 15 kg e sono riuscita più che altro a mantenermi, cioè non li ho ripresi. Allora, se qualcuno mi vede mangiare adesso dice non è possibile perché io veramente mangio tanto, cioè mangio tanto, mangio le cose giuste. Mi sono posta ovviamente alcuni obiettivi miei. Cioè, tipo il fatto che durante la settimana cerco di limitare pasta, pane, più che altro a cena, perché magari a pranzo quella mezza fettina di pane me la mangio. Cerco di evitare dolci se è possibile, anche se non riesco a rinunciarci perché io stradoro i dolci. Comunque, insomma, sono riuscita a mantenermi. La cosa che mi ha detto la mia nutrizionista, alla quale mando un bacio se vede questo video perché siamo diventate amicissime, ciao tesoro, che mi ha detto la mia nutrizionista è stato il fatto di non fossilizzarmi sulla dieta, ma se mi va qualche cosa, mangialo. Magari il giorno dopo stai, diciamo, un pochino più attenta, senza, mi raccomando, saltare i pasti. Allora vi spiego un secondino chi è Naturhaus, potete andarla a vedere sul sito che è www.naturhaus.it.com. Comunque è un franchising che ha più di 400 negozi in tutta Europa, infatti c'è scritto anche sulla bustina, più di 400 centri, scusatemi, solamente in Italia. Il logo è questo carciofetto qua. E praticamente come funziona? Allora, il loro obiettivo è appunto, durante il primo incontro, viene chiesto praticamente cosa fate nella vita, se è una vita sedentaria, no, palestra, sì, no, boh, le vostre abitudini alimentari, le vostre allergie, e poi praticamente una volta pesata vi spianano il piano alimentare. Durante le prime 2 settimane è dura perché durante le prime 2 settimane come avevo detto, vi levano i carboidrati, fatta eccezione per la mattina a colazione, dove praticamente ognuno si poteva mangiare biscotti, fette biscottate, un pezzetto di schiacciata, la nostra colazione, diciamo, tra virgolette, abituale. Poi praticamente durante la. Almeno a me ha fatto così perché io, diciamo, nelle prime 2 settimane avevo perso 3,2 kg, quindi tantissimi. Mi ha piano piano iniziato a rintrodurre a rintrodurre i carboidrati. Un carboidrato, due carboidrati, tre carboidrati, poi un'altra settimana senza carboidrato e via discorrendo. Allora, Naturhaus, io ve lo straconsiglio, ragazze, perché è veramente un centro valido perché non vi insegnano veramente a mangiare. Allora, io non mi dilungo tanto sulla dieta, non mi voglio dilungare tanto sulla dieta perché quelle sono cose un po' particolari. Io non sono assolutamente una nutrizionista, non lo sarò mai. E sì, e altra cosa, diciamo, è preferibile, diciamo, recarsi presso un centro e di andare a vedere. Allora, vi volevo solo dire che le consulenze sono assolutamente gratuite. Durante, diciamo, la dieta vi verranno dati degli integratori composti tutti a base naturale, praticamente vi verranno dati integratori fatti di frutta, di germe, che diciamo, vi portano a spendere all'incirca un 30 euro la settimana. Io devo essere sincera, lo so che in questo periodo di crisi 30 euro a settimana sono un po' tante. Però devo essere la verità che alla fin fine sono veramente 30 euro spese benissimo perché praticamente i risultati si vedono, cioè io li ho ottenuti, quindi i risultati si vedono. Allora, vi faccio vedere appunto io se cammino questa verde perché gli integratori praticamente sono anche questo qua. Allora, vi faccio vedere, questo è comunque il tè verde e non ve lo apro perché sono, vedete, sono tutto vuoto. Questo è un tè verde solubile bevo questa, che questa è praticamente una soluzione al carciofo, che è un po' amara, ma insomma è bevibile. Io la sciolgo tutti i giorni in 1,5 litri di acqua e me la bevo durante l'arco della giornata. Io l'unica cosa che ho fatto da quando ho terminato la dieta è stato appunto di andare, di recarmi in negozio, eccolo qua, e praticamente di andare ad acquistare appunto questo tè verde che ha un costo, vi dico, di 17 euro, ma comunque vi dura un mesetto.
un mesetto all'incirca vi dura, perché diciamo loro ti consigliano di mettere 3 cucchiai in 1,5 litro d'acqua. Io ne metto sicuramente meno perché io lo utilizzo diciamo per bere e appunto per aiutarmi a drenare. E niente, che altro dirvi? Le mie esperienze sono state appunto senz'altro positive. Io ho conosciuto una delle mie migliori amiche, anche lei è venuta con me, abbiamo fatto la dieta, anche lei ha perso 12 kg e anche lei è quasi un anno che ha terminato e non li ha ripresi. Niente, è sempre uguale. E devo dire la verità che comunque lei ha 47 anni, quindi insomma anche un altro metabolismo e comunque è sempre, sempre, sempre rimasta uguale. Io ve l'ho detto, 30 euro, lo so che non sono tanti, non sono pochi, comunque potete andare anche magari a fare la prima consulenza e basta. Anche giusto per soddisfazione personale, perché uno dice vai, mi vedo grassa, ti vai a pesare, boom, non hai massa grassa, quindi dice no, vabbè, è la mia corporatura. Altra cosa che vi volevo dire, che mi è stata richiesta, mando un bacio enorme a Michelle Cosmetics che mi ha richiesto questo video, ciao tesoro mio, e che praticamente all'interno dei centri Natura House te ti puoi recare per andare a acquistare, per esempio, guarda, io amo molto il tè verde, per andare a acquistare praticamente solo il tè verde, vengono comunque anche pudini, tisane, biscotti, fette biscottate, tutte cose ovviamente prive di grassi e di zuccheri, quindi c'è, sì, vi fanno il piano alimentare, ma se a voi vi interessa per esempio acquistare solo il tè verde, potete andare e gli dite guarda, io volevo il tè verde, quello solubile, e loro ve lo devono dare. Allora, io se qualcuno è di zona e vuole andare, faccio un po' di pubblicità, la mia amica in questo momento l'hanno spostata, sta lavorando a Natura House a Novoli, Firenze, quindi se volete andare magari gli potete anche dire guarda, ne ho sentito parlare da Francesca che tanto sa che faccio video su YouTube, quindi penso che veda anche lei il video, un bacio enorme. Quindi appunto stavo dicendo, la mia esperienza è positivissima. Io se avete bisogno, se avete la necessità diciamo di smaltire qualche chilo, vi consiglio assolutamente di andare. Ve l'ho detto, so che 30 euro in questo periodo sono un po' tante, però secondo me ne vale veramente la pena. Allora ragazze, io spero che il video vi sia stato un pochino utile, vi ho raccontato un po' la mia esperienza di me. Un bacione enorme a tutte e ci vediamo al prossimo video, ciao!